Una scomparsa misteriosa e ancora piena di punti di domanda è quella della Natività del Caravaggio. Fu rubata in una chiesa di Palermo nel 1969 e non fu mai più ritrovata. Pare che di mezzo ci sia un boss che cercò di avviare una trattativa con il parroco dichiarandosi pronto a restituire la tela in cambio di denaro. È lo stesso sacerdote a raccontare alla polizia di aver ricevuto due lettere da parte del boss. E sembra che nella seconda lettera vi avevano allegato un pezzetto della tela. Il parroco morì nel 2003 senza riuscire a convincere gli investigatori e il sovrintendente alle belle arti della pista mafiosa. Anzi, fu addirittura indagato come complice dei ladri. Tuttora il mistero è irrisolto. Roba da matti.